Pacchi con pasta, biscotti, latte, formaggio, zucchero, caffè e ancora carne, riso, olio e persino le bombole di gas nelle case in località di campagna non raggiunte dalla rete metanifera. Tutto consegnato a domicilio. L'amministrazione comunale di Sant'Eusanio del Sangro ha deciso di non fare buoni spesa, ma di fare direttamente la spesa e portarla alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. In tal modo, spiega il sindaco Raffaele Verratti, abbiamo ridotto i tempi della burocrazia ed evitato gli assembramenti nei vari negozi e negli uffici comunali. Abbiamo abbattuto quella che è la burocrazia a livello documentale e chiaramente anche gli affollamenti davanti agli esercizi, sia all'esercizio comunale che chiaramente ai punti vendita dei nostri supermercati. Facendo così abbiamo evitato tanti andate e ritorno e chiaramente le persone di cui hanno bisogno e devono usufruire di questi sostegni, li abbiamo recapitato direttamente a casa quella che è la spesa. All'interno della spesa c'è acqua, beni di prima necessità, pasta, riso, carne, latte, biscotti, tutto ciò che chiaramente una famiglia ha bisogno. Adesso a distanza di 15-20 giorni vediamo se abbiamo bisogno di un ulteriore giro e chiaramente tutti quanti hanno un recapito del comune, chiaramente un recapito mio del sindaco. E per Pasqua nuovo giro, ma stavolta solo per i bimbi bisognosi e anziani soli. Non mancheranno uova di cioccolato e omaggi floreali.